vedevano tante baracche, tutte uguali, ma proprio tante, e lì c'era il figlio spinato. Quello era il lager. Poi ci mandarono nella baracca numero 126. Siamo andati subito a dormire e non avevamo neanche fame. Quando ci siamo svegliati, Mario e Silvio andarono a vedere in giro perché io avevo male alla gamba. E tornarono a raccontarmi come era fuori. E c'erano tutte le baracche come la nostra, piene di gente, e la gente era tutta del Trentino. Abbiamo parlato con i bambini della nostra baracca, che erano di Arco e di Riva e di Primiero. E le donne parlavano con la mamma e il papà e si lamentavano tutti per il mangiare che era poco. Bisognava andare subito all'ospedale e la mamma mi accompagnava. Abbiamo aspettato il dottore, che venne dopo e mi guardò la gamba sul lettino di ferro e si mise a sgridare la mamma, che non era venuta prima. Ci disse di venire domani perché faceva l'operazione. Siamo tornati il giorno dopo e la mamma non poteva fermarsi. E io non volevo piangere, ma non ero capace di farne a meno. Ero stato a digiuno come voleva il dottore e mi fecero il bagno. Mi misero un camicione, poi mi portarono in una sala chiara. La suola diceva che mi facevano dormire. E c'era un brutto odore in quella sala e io avevo tanta paura. Ma non lo dicevo. Non mi piaceva niente lì dentro. E mi misero sul lettino e mi legarono anche. Allora avevo ancora più paura. E poi mi misero sulla faccia come una museruola che sapeva quel brutto odore. E dovevo contare. Ma mi stufai. Perché quell'odore mi andava in gola e non potevo più respirare. E non capivo più niente. Era andato tutto bene e mi avevano salvato la gamba. E il dottore ieri diceva che bisognava tagliarla. La mamma veniva a trovarmi tutti i giorni delle visite. Vennero anche Maio, Silvio e Aldo. Ed ero tutto contento. Peccato che non poteva venire il papà, ma era troppo lontano per lui l'ospedale. Erano pallidi i miei fratelli e non avevano più il colore del sole della Boemia. Avevano fame anche, ma a me non lo dicevano. E neanche la mamma mi diceva niente delle baracche. Cambiava subito discorso. Tutti avevano fame nelle baracche e adesso io lo sapevo. Me lo dissero i miei vicini di letto, che erano contenti di essere all'ospedale perché si mangia di più. Venne tardi la primavera. Al primo sole buono il dottore mi fece uscire col bastone. Ed ero felice. Il sole mi faceva bene e cominciai a camminare con tutte e due le gambe e feci una sorpresa al dottore e alla mamma. Ed erano tutti e due contenti, la mamma ancora di più. E un bel giorno il dottore mi disse che ero guarito e che potevo anche andare. E venne a prendermi la mamma e andai con lei. Trovai mio papà capo baracca. Sì.